Allora, grazie a tutti, voglio ringraziare il capo di gabinetto Giovanni Bettarini, il segretario Pasquale Monea e lo staff che ci hanno consentito di organizzare questa seduta eccezionale che andrà sul Guinness dei primati, penso. Per forza. Prima seduta di un ente territoriale in modalità mobile. Ringrazio la Letizia Perini che ci ha aiutato nel diciamo, predisporre questo lavoro, ma il ringraziamento più importante al dottor Luigi Cantamessa, che è presidente della Fondazione delle Ferrovie dello Stato, direttore generale, quindi ancora più importante perché è operativo. Lo ringrazio perché si è realizzato un piccolo diciamo, sogno, comunque un'idea che nacque durante la presentazione del treno storico di Dante col ministro Franceschini e oggi ci siamo, ce l'abbiamo fatta, quindi grazie, vorrei lasciare la parola a Luigi per gelato in modo che funziona. Che magari ci dice anche che cosa, sì. Qual è il ruolo della fondazione e anche questo treno, insomma. Funziona questo gelato? Però ti faccio parlare qui, Allora mi prendo. Vieni. Dai, stai. No, prego, stai seduto. Avevamo anche un. Vieni, prego. Un minuto, grazie. No, io volevo davvero. Sarò brevissimo, ma io volevo ringraziare davvero a nome del gruppo Ferrovie dello Stato il sindaco Nardella, ma non lo dico per piaggeria, perché è quella capacità di vedere oltre. In un minuto, io non lo conoscevo, ci siamo visti, intesi davanti al treno di Dante, che ha fatto la storia della ferrovia faentina nell'ultimo anno con questa iniziativa culturale, e il sindaco Nardella mi dice questa cosa va potenziata. Allora, chiudo subito. Voi oggi state viaggiando su una carrozza Gran Comfort progettata dalle Ferrovie dello Stato nell'87 per i mondiali d'Italia 90. Fu usata pochissimo. L'abbiamo recuperata 4 anni fa, grazie a fondi del Ministero della Cultura. È stata completamente rifatta con tecnologie Pellame ad Arezzo, in terra di Toscana, e oggi per la prima volta ricopre la funzione con la quale fu pensata, di conferenza. E quindi una città metropolitana come Firenze, capitale della cultura, con questo manufatto toscano, hai detto bene sindaco, oggi voi entrate nel Guinness dei primati perché è la prima volta. Chiudo perché poi io vi lascerò a Vaglia, dove tornerò indietro a Firenze e poi proseguirò per altra meta. Dal finestrino, che è amplissimo, il vostro lavorare potrà trasferirsi da questa carrozza a quella in parte. È una carrozza, quella che ci segue, a scompartimenti qualora doveste fare delle mini riunioni, e un'altra carrozza a salone unico del Trans Europe Express, primo collegamento frontaliero, transfrontaliero del 1967. Queste sono state le Ferrovie dello Stato. Grazie sindaco per aver capito la nostra voglia di fare e averci lasciato oggi la possibilità di dimostrarvi quanto è bello il parco delle carrozze, delle locomotive, delle nostre ferrovie. Grazie.
storica starà qui a disposizione. Oh, non fateci l'abitudine, ragazzi. No, no, perché qui, qui ci sta anche un ferroviere, il Fratini, numero uno. Sapete che Massimo, il consigliere Fratini, ha avuto un ruolo importante nelle ferrovie. Uno dei capi del personale, vero? Ah, sicurezza del lavoro. Bene. Allora, io non so cosa preferite, illustrare il progetto del treno a idrogeno. A Borgo salgono i sindaci, meglio farlo. Ah, lo facciamo a Borgo quando salgono anche i sindaci. Dove li mettiamo i sindaci? In piedi, ovviamente, i sindaci del Mugello. No. Vabbè, quanti sono i sindaci mugellani? Vengono in tre a Borgo, più ci dovrebbe essere... Allora, facciamo così, svolgiamo la seduta ufficiale e quando saliranno i sindaci restanti, cioè coloro che non fanno parte del Consiglio Metropolitano, perché abbiamo già alcuni sindaci dell'area mugellana, passiamo all'illustrazione del progetto del treno a idrogeno che è stato presentato ufficialmente proprio tre giorni fa dall'amministratrice delegata di RFI ai presidenti delle regioni Emilia Romagna e Toscana e al ministro delle infrastrutture dei trasporti Giovannini. Vedrete, sarà un progetto veramente di altissimo livello e l'obiettivo è finanziarlo con i fondi del PNRR, per i quali c'è appunto un capitolo destinato proprio all'idrogeno, come ci diceva l'ingegner Cantamessa. Però passerei allora agli atti, all'esame degli atti, però prima bisognerà fare l'appello, vero? Il sindaco. Prego. Sindaco Nardella presente, Armentano presente, Bagni Angela presente, Barnini Brenda presente, assente Bonanni Patrizia, Cappelletti Cecilia presente, Carpini Enrico presente, Casini Francesco presente, Cucini Giacomo presente, assente Falchi, Fallani presente, Fratini presente, Gandola presente, Gemelli presente, Marini presente, Mazzi presente, Perini presente, Scipioni presente, Triberti Tommaso. Volevo precisare che la pubblicità della seduta verrà garantita comunque indifferita. Gli scrutatori. Sindaco, gli scrutatori. Scrutatori, io farei Fratini perché, capito, non può non essere lui lo scrutatore sul treno. Poi chi mettiamo? Scipioni, dov'è il consigliere Scipioni? Che all'onore delle cronache, quindi lo... E poi direi anche la Marini, anche lei all'onore delle cronache, così almeno tre scrutatori. Scipioni, Marini e Fratini. Ok. Dovevamo finire tutti in ni e quindi ho scelti. Ringraziamo il capo di gabinetto per il gestione. Ringraziamo il capo di gabinetto per questo danno all'erario delle spillette della città metropolitana. Allora. Mi hai registrato, vero? No. Allora, no, grazie davvero a tutti i consiglieri per aver aderito a questa iniziativa di questa seduta del Consiglio Metropolitano sul treno storico della linea Faentina. Come appunto abbiamo spiegato all'inizio, la finalità è anche quella di promuovere, non solo promuovere dal punto di vista turistico, culturale, questi territori straordinari, ma accendere l'attenzione dell'opinione pubblica su un tema molto, molto sentito, che è appunto quello del trasporto pubblico che interessa tutta l'area nord, nord-est della città metropolitana, un'infrastruttura su cui intendiamo davvero mettere in campo tutte le energie possibili per migliorare il servizio sia dal punto di vista della gestione che dal punto di vista tecnologico. Immaginare la Faentina con questa duplice finalità, cioè un veicolo di promozione turistica, culturale, di una delle parti più belle della Toscana e dell'Italia, e allo stesso tempo come sistema di servizio alla mobilità ad un bacino di utenza molto significativo
che arriva fino appunto alla Romagna, è sicuramente un aspetto davvero caratteristico. E come ha spiegato bene, secondo me molto bene, l'ingegner Cantamessa, noi dobbiamo trasformare un problema in un'opportunità. Abbiamo sempre ritenuto che la Faentina fosse una linea appunto penalizzata dalla mancata elettrificazione che è di fatto impossibile, costerebbe delle cifre insostenibili, perché elettrificare una linea con piccole gallerie, con vincoli paesaggistici molto, molto intensi, con delle con delle opere d'arte anche estremamente fragili e ridotte, sarebbe veramente molto costoso. E quindi l'opportunità si presenta con il PNRR e con le nuove tecnologie. Ecco, questa è la finalità che ci ha portato qui in questa bellissima carrozza di conferenze. Allora, poi magari ci lasciamo anche un po' di spazio per un dibattito, se vogliamo toccare altri argomenti, se siete d'accordo. Trattiamo prima gli atti. E darei quindi la parola alla sindaca Barnini, consigliera delegata, per illustrare il documento unico di programmazione 2021-2023 per la quarta variazione. La parola a te, Brenda. Mi sentite? Sì, mi sentite. Allora, no, va bene, va benissimo. Intanto ringrazio il sindaco, il capo di gabinetto, la consigliera Perini per aver lavorato all'organizzazione di questo momento che devo dire è estremamente suggestivo e emozionante, e penso ci faccia anche molto bene, insomma, svolgere le nostre funzioni in un contesto che ci porta a contatto con quello che è poi il nostro territorio di riferimento, ma che non è scontato, diciamo, che si abbia sempre in mente stando dentro il palazzo. Allora, vengo velocemente all'illustrazione. Questa è la quarta variazione al DUP, è una variazione articolata perché va a toccare sostanzialmente un po' tutti gli aspetti. Aggiornando sia il programma biennale degli acquisti che delle opere pubbliche, che il piano dell'alienazione, a quelle che sono, diciamo, attualmente le previsioni di realizzazione entro la fine del 2021, quindi inserendo anche delle nuove procedure che non erano state fino ad oggi calendarizzate, diciamo, in questo modo. Inserendo anche nuove procedure invece da avviare nel 2022 in termini di acquisti. Il primo che vedete, l'energia elettrica, credo sarà un grande tema di cui tutti i nostri enti dovranno, ahimè, fortemente preoccuparsi per gli anni a venire, nel 2022 in particolar modo. Si parla di aumenti che possono raggiungere anche il 30 e il 40%, e quindi nel momento in cui siamo a fare anche i nostri bilanci di previsione, purtroppo di questo dovremo, come dire, tornare a discutere. Ci sono poi variazioni al programma triennale delle opere pubbliche, sostanzialmente di adeguamento al cronoprogramma, e quindi in alcuni casi slittano dal 2021 al 2022. In altri invece si vanno ad inserire nuovi interventi, devo dire estremamente diffusi su tutto il territorio della città metropolitana, opere di grandissimo interesse per tutte le comunità che sono toccate, e mi sento di dire per ciascuna di queste anche fortemente attese soprattutto dai sindaci e dagli amministratori. Quindi questo lungo elenco tra marciapiedi, rotatorie, innesti che trovate qui darà, come dire, una serie di risposte molto concrete a problemi esistenti nelle nostre comunità, e penso sia anche un po' il compito, come dire, più atteso, no, da parte dei comuni della città metropolitana, cioè che sia un ente a servizio anche dei bisogni quotidiani oltre che dei grandi progetti strategici. Quindi
penso e spero che il Consiglio apprezzerà questo lavoro che è stato ovviamente fatto da tutta la struttura. E infine nel piano delle alienazioni viene inserita una nuova previsione con la concessione del diritto di superficie al Comune di Firenze di una porzione dell'area all'interno del polo scolastico di Via del Mezzetta. Quindi queste sono le principali, diciamo così, variazioni riassunte per titoli, poi ognuna di queste si porta dietro un sacco di schede, però il senso è quello, arrivati a questo punto anche un po' dell'anno, di mettere in ordine ciò che effettivamente riusciremo a fare o quantomeno a impegnare in termini di spesa entro la fine del 2021 e poi iniziare invece a inserire un po' di priorità e di obiettivi per i prossimi anni con questa cifra particolare di una grande attenzione ai bisogni di tutto il territorio. Complessivamente di quanto è la variazione in termini economici? Brenda, ce l'abbiamo il dato? Vedo infatti che non c'è, forse ai parenti se lo ricorda? Vabbè, comunque bisogna fare la somma, ma insomma ci arriviamo, bene. Grazie Brenda. Allora, la parola ai consiglieri. Prego. Chi vuole intervenire? Prego, consigliere Carpini. Grazie signor sindaco. Perfetto. Funziona il microfono. Vi ringrazio per la parola. Diciamo così, in questo contesto un po' particolare intervengo e lo faccio, diciamo, anche in linea con quella che è il contesto appunto nel quale siamo. Questa che è l'ultima variazione al DUP prima della nota poi al DUP che interesserà gli anni dal 2022 in poi, è, come ha detto giustamente la vice sindaca metropolitana, l'occasione per riprogrammare determinati lavori e per inserirne di nuovi. Ovviamente l'apprezzamento da parte del mio gruppo e da parte del Consiglio è per i nuovi lavori che vengono inseriti, perché parliamo di lavori importanti, più grandi e meno grandi, ma che tutti rappresentano una soluzione a dei problemi. E visto che siamo in terra di Mugello, diretto in terra di Mugello, oggi mi permetto di sottolineare che qui vedo molti lavori che interesseranno le infrastrutture stradali del Mugello, e quindi io apprezzo, come ha invitato a fare la vice sindaca, apprezzo questo impegno. Per contro devo sottolineare anche che questa variazione al documento unico di programmazione, come è normale in questa fase dell'anno, ma non è inutile ricordarlo, vede anche la riprogrammazione di determinati lavori e quindi di lavori che non siamo riusciti come ente a portare a termine nei tempi previsti o che comunque dobbiamo procrastinare agli anni successivi. Quindi l'impegno che mi sento di chiedere all'amministrazione metropolitana è quello a fare sì che l'ente, davvero lo diciamo sempre ma oggi a maggior ragione è importante dirlo, che l'ente possa essere nel futuro in grado di portare a termine i lavori per i quali i finanziamenti ci sono e che sono davvero sentiti dal territorio. Grazie. Grazie consigliere Carpini. A proposito di questo, se posso inserirmi, ieri ho avuto un colloquio con il ministro Brunetta, il quale ci ha assicurato che si estenderà nel giro di pochi giorni, se non diciamo al massimo qualche settimana, il regime di sblocco del turnover per i comuni alle città metropolitane. Credo che sia una buona notizia, che è funzionale al discorso che faceva il consigliere Carpini, perché noi dobbiamo mettere in condizioni questo ente poi di realizzare le opere che programmiamo. Ci troviamo nella situazione in cui, diciamo, l'aspetto economico non è più una criticità, mentre la criticità è la capacità poi attuativa e quindi la capacità di mettere in campo le risorse organizzative necessarie. Io vi ho chiesto un caffè, sì, poi se volete anche voi, non vorrei sentirmi in imbarazzo a averlo solo io. Grazie. So chi di voi vuole un caffè? Tutti? Si può portare piano piano, senza fretta, tanto grazie.
Bene, grazie consigliere Carpini. Prego, consigliere Gandola. Grazie signor sindaco. Sì, anch'io voglio sottolineare a nome del nostro gruppo le criticità che si evidenziano all'interno di questo documento unico di programmazione, questa ennesima variazione, la quarta appunto, come giustamente ricordava la consigliera delegata. E ci dimostra quello che lei ha effettivamente detto in questa, in quest'ultima fase, cioè il fatto che mettere a regime, mettere diciamo così in ponte quelle che sono gli, le impostazioni anche diciamo così procedurali e i vari investimenti che la città metropolitana si prefigge di fare annualmente vengono costantemente messe in discussione da tutte le varie variazioni che noi siamo chiamati nel corso dell'annualità finanziaria a fare. Questa peraltro è la quarta sull'annualità. Allora, se è vero come è vero quello che lei ha detto, cioè il riferimento alla difficoltà ovviamente di come dire, avere del personale a disposizione che possa in qualche maniera mettere... Colleghi, vi chiedo un po' di attenzione, mettere effettivamente, per favore, grazie, in posizione come dire, il proprio tempo, le proprie capacità proprio per cercare di mettere a regime quelli che sono gli impegni. Ci sono delle cose che oggettivamente saltano all'occhio e che vorremmo segnalare. Faccio per esempio riferimento intanto le procedure che dal 2021 passano al 2022, quindi sostanzialmente per impossibilità o incapacità di spesa. Ho fatto il conto io, sono 62,5 milioni di euro, che è una cifra molto ragguardevole se confrontata al diciamo così, computo generale di quelli che sono gli investimenti importanti che Città Metropolitana di Firenze mette a disposizione del territorio. Alcuni sono interventi, peraltro, anche più volte come dire, utilizzati nell'immaginario collettivo, nella dimostrazione delle esigenze e della come dire, effettiva capacità di spesa da parte della città metropolitana. Penso alla famosa palestra del Chinochini che viene spostata dal 21 al 22 ed è un intervento di 1,2 milioni, peraltro atteso da tanti anni, così come per esempio i lavori del secondo lotto della variante di Grassina, 4,8 milioni, o la costruzione del famoso polo scolastico Meucci Galilei, che ovviamente ha delle criticità proprio di complessità importanti, ma sono 39 milioni di euro e oltre. Alla luce di tutto questo poi ci sono una serie di investimenti molto minori, pochi milioni di euro, che vengono diciamo, inseriti diciamo così, dalla annualità precedenti a quella o ex novo in questa. Faccio riferimento per esempio alla rotatoria dell'intersezione S129-503, Scarperia San Piero. Noi stiamo andando proprio in questa direzione con questo treno, è una delle criticità grandi del territorio, zona Viale Kennedy, tanti morti su quelle strade. Quella rotatoria che noi finanziamo solo a livello di progettazione per 400.000 euro è un investimento che doveva essere finanziato tramite un bando regionale che Città Metropolitana non ha preso perché per problemi diciamo così legati alla incapacità di presentare nei tempi la progettazione abbiamo perso quel finanziamento. Abbiamo chiesto come gruppo di centrodestra e anche come Forza Italia che la Città Metropolitana intervenisse come dire, di fronte a una, non chiamiamola vergogna, ma insomma una criticità forte che si era evidenziata finanziandola, questo è positivo, però d'altra parte abbiamo perso un finanziamento di 400.000 euro che veniva dalla regione e che noi dobbiamo utilizzare con risorse proprie. Così come una criticità che volevo sollevare è la questione del famoso Global Service per quanto riguarda la FIPILI. Ad oggi noi non abbiamo alcuna diciamo così, certezza da parte della regione su cosa avverrà sulla famosa FIPILI. Si parla di Toscana Strade, si parla di questa come dire, di questa nuova proposta di legge addirittura d'arrivo in Consiglio regionale, però noi come città metropolitana che abbiamo le competenze e il dovere di gestire la FIPILI ci troviamo nell'esigenza di dover modificare e rettificare continuamente questo tipo di questione legata al Global Service, che significa ovviamente mettere in discussione o comunque mettere in seria difficoltà sia gli uffici metropolitani, ma soprattutto la cittadinanza che utilizza quell'arteria nell'ambito della futura gestione. Quindi il nostro sarà un voto
come dire, critico da questo punto di vista. Queste sono alcune delle segnalazioni, solo alcune delle segnalazioni che volevamo fare, e il nostro, come è stato anche nelle altre variazioni precedenti, il nostro sarà un voto negativo. Con la speranza però davvero, signor Sindaco, di vedere una città metropolitana che sia in grado di fare una programmazione vera, concreta, e che poi si possa realizzare nell'annualità finanziaria, così come noi la votiamo all'inizio dell'anno. Grazie consigliere Gandola. Chiedere all'ingegner Parenti, prima di passare la parola a Fratini, di fornirci alcune precisazioni tecniche, ovviamente rispetto alle questioni sollevate in questi due interventi. Giacomo. No, al primo punto il sindaco aveva chiesto precedentemente quanti sono i soldi che inseriamo in più con questa variazione di bilancio. Sono 25 milioni di euro che andiamo ad aggiungere alcune delle opere che venivano elencate anche precedentemente dai consiglieri. Di questi 25 milioni di euro, 17,8 milioni di euro sono i nuovi finanziamenti del MIMS, Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibile, per quello che riguarda l'adeguamento di ponti e viadotti. Gli altri interventi invece sono tutti i soldi della città metropolitana che vengono assegnati ad una serie di interventi, prevalentemente interventi stradali. Per quanto attiene allo spostamento di alcune opere dal 2021 al 2022, evidenzio che questi milioni sono prevalentemente connessi allo spostamento dell'istituto Meucci. Soltanto il Meucci valeva circa 42 milioni di euro ed è un intervento che da un punto di vista anche formale era stato posizionato integralmente sull'anno 2021, ma è un aspetto molto più formale che sostanziale, perché nessuno avrebbe mai pensato di realizzare e spendere 42 milioni di euro dell'istituto Meucci nel 2021, che erano stati posizionati in questo anno per definire la posta in bilancio, ma è ovvio, sono soldi che saranno spostati nel 2022 e nel 2022 sposteremo nel 2023 e poi ancora nel 2024, perché realizzare una scuola di 50 milioni ovviamente non si fa in due mesi. Quindi vorrei evidenziare che questo è più un aspetto formale e sostanziale, cioè non è che stiamo perdendo 45 milioni, è che normalmente per prendere 45 milioni di una scuola ci vorrà probabilmente 2 anni e mezzo. Quindi ora li spostiamo nel 2022, ma l'anno prossimo troverete un'altra variazione di cui una parte di questi soldi si sposteranno nel 2023, e nel 2023 troverete un'altra variazione in cui si sposteranno nel 2024. Questa, diciamo, è una modalità che purtroppo noi abbiamo della costruzione dei bilanci. L'avevamo imputati tutti sull'anno 2021 perché i soldi erano sul 2021. Per quanto attiene il tema, diciamo, del Global Service, non lo so se è stato dichiarato, ma la gara anche per quanto riguarda il nuovo soggetto gestirà il Global Service della FIPLI si è conclusa. Andremo alla firma del contratto probabilmente entro l'anno, tra la fine di novembre e dicembre. Si è presentata una sola offerta e sostanzialmente l'ATI è la stessa che gestisce attualmente la Firenze-Pisa-Livorno, e andremo con lo schema che ci è stato richiesto dalla Regione Toscana. Come sapete, avevamo richiesto alla Regione Toscana una differente soluzione sia per quanto riguarda l'aspetto economico da inserire nel bando di gara, quindi le competenze da assegnare al Global Service, sia per quello che riguarda la durata. La Regione Toscana ci ha formalmente risposto di modificare i contratti, siccome l'ente proprietario della Regione Toscana ed è quello che decide i finanziamenti, perché la città metropolitana non mette un euro ad oggi, diciamo anticipa soldi ma poi non mette un euro sulla FIPLI, e quindi noi abbiamo sostanzialmente seguito l'indicazione che ci è pervenuta dalla Regione Toscana. Grazie ingegner Parenti per queste puntualizzazioni. La parola al consigliere Fratini, prego. Vai. Sì, grazie. No, poi magari per sentire meglio, se siete d'accordo, in via eccezionale puoi togliere la mascherina, così sente meglio, come preferisco. Vediamo, oppure se si sente, preferisco tenere. Ti avvicini, vai. No, io sono abbastanza emozionato per stamani, perché come diceva il sindaco da Ferroviere, questa linea l'ho fatta diverse volte, e essere fermo nella stazione di Vaglia a fare un incarico istituzionale per me è davvero emozionante, davvero non vi nascondo l'emozione mia. E nel merito di questa delibera, bisogna tenere presente che i finanziamenti, sarebbe bello arrivassero tutti insieme e arrivassero con programmazione opportuna. I finanziamenti arrivano
durante, nel corso dell'anno, e c'è bisogno di acquisirli e quindi fare delle variazioni di bilancio man mano che arrivano. Questo mi pare un dato assolutamente normale, fisiologico, no? E quindi le variazioni di bilancio sono necessarie per questo. La variazione al DUP rispetto alle attribuzioni annuali, io mi inserisco su quello che diceva il direttore generale. Una volta, qualche anno fa, ora non ricordo esattamente quando, le regole per i bilanci erano diverse, nel senso che bisognava impegnare la spesa in un determinato anno e quella spesa impegnata in un determinato anno la si poteva spendere anche negli anni successivi, per un numero di anni anche infinito. Io mi sono trovato, quando facevo il presidente della commissione bilancio 7-8 anni fa, mi trovavo della roba che era stata impegnata molti anni prima. Con il cambiamento delle regole rispetto all'attribuzione dei bilanci è possibile, quindi tutti gli anni bisogna riassegnare le spese che sono assegnate, la roba impegnata va rispostata, e quindi questo consente, se da una parte diciamo è un aggravio tecnico, amministrativo, perché tutti gli anni dobbiamo riprendere in mano la roba già impegnata, però ci consente davvero di rendicontare, di rendere conto delle cose che ancora non sono state fatte e che debbono essere fatte. Quindi credo che la spiegazione tecnica rispetto al numero delle variazioni di bilancio sia assolutamente fisiologica. Nel merito di questa variazione di bilancio, siccome molte cose riguardano le scuole e io ho fatto sopralluoghi anche recentemente su tutte le scuole che sono state cambiate, io per esempio in Meucci Galilei c'è stata questa, ci sono questi 2 milioni in più rispetto alla bonifica che non era prevista all'inizio, è stato trovato il terreno da bonificare, quindi dobbiamo prima bonificare e poi passare alla costruzione, quindi i 41 milioni che ci sono adesso per il Meucci Galilei credo che hai voglia, tutti gli anni ce li ritroveremo e quindi tutti gli anni potremo controllare l'andamento dei lavori anche da un punto di vista economico-finanziario. Ma ci sono anche altri interventi importanti che noi, per i quali lavoreremo, e ho fatto una riunione tecnica ieri e abbiamo visto la possibilità di cominciare immediatamente i lavori. Per esempio sto parlando del solaio del liceo Dante, io non so se molti di voi sono mai stati a vedere il liceo Dante. C'è un piano al piano di sopra dove è possibile fare un auditorium molto bello, e quindi quello lo faremo e cominceremo a farlo adesso. Come altri tipi di lavori, come il prefabbricato del Saffi e il prefabbricato del Meucci Galilei, che è propedeutico poi alla costruzione della nuova scuola, quindi anche questi saranno fatti. Noto però anche rispetto a questi 60 milioni che sono praticamente sono 61 milioni e 7, di cui 2 milioni solo per il Medici Riccardi, il resto sono tutte scuole, ma anche per esempio il consolidamento dei solai del Vasari è 1 milione di euro, anche questo mi pare tanta roba. Seguire tutto questo, vi ricordo che i finanziamenti delle scuole non passano dal PNRR, quindi sono finanziamenti statali che hanno diciamo una canonizzazione ormai consueta e che dovremo in qualche modo seguire puntualmente di volta in volta. Devo dire anche la cosa importante è che ci sono nuove procedure, fra le quali per esempio la progettazione e la copertura del liceo artistico di Porta Romana, anche quella non è banale, e poi tutti i nuovi interventi di tipo stradale che secondo me tutte le nuove rotatorie che sono riportate qui mi sembrano davvero interventi importanti, e quindi credo che, come diceva Parenti, questi 25 milioni in più che saranno impegnati sui ponti e viadotti e poi per gli interventi stradali credo che si possa esprimere davvero soddisfazione per la possibilità di farli. Un'ultima notazione, anzi due notazioni, una relativa al personale. Come diceva il sindaco, Brunetta ha detto che ci sarà lo sblocco del turnover, per cui davvero noi in questo momento abbiamo bisogno delle assunzioni. Perché? Perché la progettazione dei nuovi lavori e la rendicontazione poi di tutto quello che viene fatto ha necessità di assunzioni. Abbiamo fatto, quindi io ringrazio il Presidente della prima commissione, perché una quindicina di giorni fa abbiamo fatto una commissione molto approfondita sul tema del personale. Io credo che non si sia mai entrati nel merito così tanto come allora, siamo stati più di 2 ore a parlare del personale, quindi questo davvero ci ha riempito anche di soddisfazione e d'orgoglio, perché finalmente anche in commissione si fanno lavori, come posso dire, di
spulcio, se si può dire così, insomma, in termine tecnico. E credo che davvero su questo sia da ringraziare. L'ultima cosa che voglio dire, c'è la notazione della dottoressa Panicacci, perché io in commissione avevo fatto la richiesta di variazione, perché non era stato ancora cambiato l'assegnazione dei lavori alle persone che sono state trasferite o che sono andate in pensione, cioè c'erano ancora come responsabile dei lavori la dottoressa Monticini, che è andata in pensione, e il dottor Maurri e il Ferrante, che non si erano ancora scambiati. La nota che ci viene fornita qui dice che comunque non è assolutamente urgente fare questo cambiamento e che lo faranno nella prossima variazione di bilancio, quindi credo che no. Sotto questo punto di vista hanno risposto anche tecnicamente all'obiezione che le avevamo fatto. Quindi... No, grazie. Ma siccome ce l'avevate segnalato, l'abbiamo inserito e abbiamo modificato i nomi e quindi abbiamo eliminato la dottoressa. Ma qui la dottoressa Panicacci ci ha scritto e non lo farete, invece l'avete fatto. Abbiamo ricercato poi di farlo perché ci sembrava corretto la segnalazione che ci perveniva per avere un duplo pulito con inserito i nomi degli attuali dipendenti dell'amministrazione della città metropolitana. Abbiamo preferito poi cercare di correre e farlo da subito. E quindi siamo allora ancora più contenti. Bene, grazie. Grazie consigliere Frattini, c'erano altre richieste di intervento? Non vedo richieste, e pertanto metterei allora in votazione questa quarta e ultima variazione del DUP, così come esposta dalla vice sindaca metropolitana Barnini. Ringrazio i consiglieri per i contributi. Dunque, Pasquale, ci stai osservando? Sì, sindaco. Scrutatori? Allora, favorevoli, alzino la mano. Allora, quanti siamo? 12. 12 favorevoli. Astenuti? Nessuno. Non ci sono astenuti. Contrari? 5. Cassini. Cassini contrario perché non c'è la variante di Grassi. 5, giusto? Sì, sindaco. L'effetto treno non ha funzionato, ma ora la prossima volta vi porto tutti a Londra, vediamo se ci votate qualche in aereo. No, battute a parte. Allora, grazie consiglieri, e passiamo al secondo atto. Ah, scusate, per l'immediata esecutività, grazie Brenda. Favorevoli 12. Beh, ci fanno una foto mentre votiamo, così sì. Si fa vedere che è una cosa seria, diciamo, non è finta, ecco. Favorevoli? Sempre 12. Astenuti? Nessuno. Nessuno. Contrari? 5 sempre. Contrari, grazie. Bene, allora è approvata la variazione. Quello è il nuovo treno, è il nuovo ponte della... Ah, quello è il ponte dell'alta velocità che ci sta passando accanto, cioè l'alta velocità accanto. Allora, intanto attraversiamo le bellissime terre del Mugello per il godimento personale del consigliere Triberti e del Bettarini anche, sì. Allora, passiamo alla discussione dell'atto relativo all'aggiornamento. Si sente poco, spero mi sentiate. Aggiornamento del gruppo amministrazione pubblica della città metropolitana di Firenze, del perimetro di consolidamento del gruppo ai fini della redazione del bilancio consolidato. Consigliere Armentano, prego. Grazie sindaco, anch'io volevo ringraziare coloro che hanno avuto questa bellissima idea di portarci in questa location davvero suggestiva. L'unico neo è la bellezza che guardiamo intorno, che ogni tanto ci fa distrarre da quella che è l'attenzione che dovremmo dare agli atti. E, questa delibera è una delibera molto tecnica che vuole
armonizzare in un certo senso in due distinti elenchi i nostri enti, aziende o società che compongono il gruppo dell'amministrazione pubblica all'interno della città metropolitana, e fra queste la divisione viene svolta in base a dei parametri di natura tecnica, contabile, patrimoniale che devono essere verificati e per questo tipo di valutazione ne tengono la partecipazione all'interno di quello che è il nostro elenco del perimetro di consolidamento. Questo è un elenco che viene aggiornato alla fine dell'esercizio per verificare appunto quanto è avvenuto nel corso della gestione dell'anno, e per quanto riguarda le modifiche che sono avvenute quest'anno, l'unica novità riguarda lo scioglimento volontario con messa in liquidazione della società Florence Multimedia. Di conseguenza, all'interno del perimetro di consolidamento del principio contabile che dispone che devono essere inclusi in tale perimetro tutti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house, gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo a prescindere dalla quota di partecipazione. Sono considerati irrilevanti invece i bilanci che presentano per totale dell'attivo, patrimonio netto e totale dei ricavi caratteristici un'incidenza inferiore al 3% rispetto al bilancio dell'ente, e se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10% la capogruppo. Di conseguenza, per questo principio contabile, all'interno del bilancio consolidato rientrano nel nostro perimetro di consolidamento e nel periodo di consolidamento questi cinque enti: Florence Multimedia, che in questo momento è in liquidazione totalmente partecipata dalla città metropolitana, la Silfi, la società consortile Energia Toscana CET, l'associazione Musi in quanto è affidataria diretta di servizi da parte dell'ente, che è un altro principio per il quale rientrerà all'interno di questo perimetro, e l'associazione Polimoda. La sommatoria delle percentuali dei restanti bilanci dei componenti il GAP della città metropolitana non presenta, per alcuno dei parametri di riferimento, un'incidenza superiore alla soglia del 10% rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria dell'ente. Quindi, alla fine, questa delibera ci mette nella condizione di creare questo perimetro di consolidamento soltanto ed esclusivamente con queste cinque entità. Grazie. Grazie consigliere Armentano, diamo il benvenuto ai sindaci che ci hanno raggiunto su questa carrozza. Allora, noi terminiamo l'esame degli atti della seduta. Ci potete aspettare lì, così insieme a voi poi analizziamo il progetto della ferrovia idrogeno. Salutiamo il sindaco Ignesti, il sindaco Moboni, e ci dovrebbe essere un altro, Federico? E il sindaco Passiatore. Grazie mille. Allora, avete sentito l'esposizione del consigliere Armentano, ci sono interventi? Se non ci sono interventi... Ah, prego, Gandola. Grazie signor sindaco, sì, no, questo molto velocemente perché trattasi di un atto più formale che altro, l'aggiornamento appunto del gruppo di amministrazione pubblica, l'ha ricordato anche il consigliere Armentano, fa parte di quelli che sono gli obblighi tecnico-amministrativi che noi abbiamo. Vogliamo solo magari evidenziare un fatto, cioè quello che è stata un po' la nostra critica, che spesso anche il nostro capogruppo ha fatto in riferimento alla questione di Florence Multimedia e alla capacità effettivamente di questa società di continuare con le proprie gambe, il fatto di essere poi confluita all'interno di Silfi, credo che sia un passo importante. Così come però credo che sia importante sottolineare come la città metropolitana, e su questo ci prendiamo anche un impegno come gruppo, visto e considerato che la presidenza della Commissione Controllo è gestita appunto dal presidente Gemelli, che fa parte del nostro gruppo, di guardare un pochino quelle che sono tutte le varie partecipazioni che il nostro ente ha all'interno
all'interno di tante fondazioni o tante associazioni di cui appunto la città metropolitana è parte e che non fanno parte, diciamo così, del gruppo di amministrazione pubblica, ma che in qualche maniera credo che sia importante, soprattutto in un momento come questo, fare anche un pochino di come dire, chiarezza rispetto a quelle che sono le tante nostre partecipazioni, magari alcune delle quali forse sono diventate anche superate o superabili. Grazie consigliere Gandola. Non vedo altre richieste di intervento, allora mettiamo in votazione questo secondo atto sull'aggiornamento del gruppo amministrazione pubblica. Favorevoli per alzata di mano, per cortesia. Sempre 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, grazie. Astenuti? 5 astenuti, non ci sono contrari evidentemente. L'atto è approvato. Per l'immediata eseguibilità, favorevoli? Sempre 12. Sempre 12, astenuti? Sempre 5. 5, bene. Vi ringrazio. Passiamo all'accordo di programma Regione Toscana, Città Metropolitana. Provincia Pistoia, Prato, Comune Campi Bisenzio, Montale, Montemurlo, Pistoia, Prato, Signa, Cantagallo, Sambuca Pistoiese, per la progettazione e realizzazione di interventi relativi al tronco 2 e tronco 3 della ciclovia del Sole, tratto Verona-Firenze. La parola al sindaco, il consigliere delegato Francesco Casini. Prego Francesco. Grazie sindaco. Sì, questo è un altro atto importantissimo, mobilità sostenibile della città metropolitana. Voi sapete che l'Europa è coperta da una serie di interconnessioni di reti ciclabili che unisce vari stati, che è denominata Eurovelo. All'interno di questo sistema di Eurovelo ce n'è una in particolare, la numero 7, la rete europea numero 7, che è la ciclovia del Sole, che attraversa anche una bella fetta di Toscana e che ha una valenza evocativa anche di grande greenway nazionale. È inserita ovviamente sia nel PRIM della regione Toscana sia nel PUMS della nostra città metropolitana e grazie a questi accordi, a questo progetto su cui ne abbiamo avuto modo di discutere e parlare anche in tante altre occasioni, si inserisce anche questo nuovo accordo di programma che si va in qualche modo a definire insieme ai territori dell'area metropolitana intesa allargata, area metropolitana fino a Pistoia, e coinvolge in modo particolare per quanto riguarda la nostra città metropolitana due comuni, Campi Bisenzio e il comune di Signa, oltre ovviamente agli altri comuni che nell'elencazione del titolo della delibera ha già fatto il sindaco Dario Nardella. Quali sono gli assunti principali di questo accordo che andremo a sottoscrivere? In particolare, per essere molto rapidi, questo accordo si divide in tre lotti principali, in tre tronchi, diciamo. C'è stata una suddivisione che sono uno a carico del Comune di Pistoia, che corre totalmente nel territorio del Comune di Pistoia. Il lotto 2 invece che coincide con il confine del Comune di Pistoia con il Comune di Prato, interessando anche i comuni di Montale e Montemurlo, che il cui soggetto attuatore è il comune di Montemurlo, e poi il tronco 2 dei lotti 3 e 4 che sono sostanzialmente da Montemurlo fino e corre interamente sul comune di Prato, soggetto attuatore comune di Prato, e infine dal comune di Prato fino alla stazione ferroviaria di San Donnino, prevalentemente corre dunque nel comune di Campi Bisenzio, un breve tratto anche nel comune di Signa, progetto per il quale siamo noi, città metropolitana, il soggetto attuatore. Ovviamente, come tutti gli accordi, vado molto per sintesi, come tutti gli accordi ci sarà la collaborazione tra gli enti, c'è anche una ripartizione economica, tutto il progetto ammonta a 5.387.000 euro, la gran parte ovviamente è cofinanziata con fondi dal bilancio regionale, ovviamente tramite il passaggio di fondi del MIT, adesso MIMS, ma ripartito sui lotti in modo abbastanza
rispetto a quelli che sono i costi, in proporzione ovviamente ai costi. Se volete li elenco, comunque sono per sintesi 5 milioni, dicevo, 387 mila euro, di cui tronco 2, lotto 1, 1 454 mila euro, con la ripartizione ovviamente tra Comune Pistoia e Regione. Lotto 2, 1 374 mila, anche qui Regione Toscana, Montemurlo e Montale. Tronco 2, 967 mila, eccetera. Tramite fondi MIT, bilancio regionale e Comune di Prato, 341.996, e infine lotto 4, 998.000 da fondo di bilanci regionale, fondi MIT, 232.000 Comune di Campi Bisenzio e 17.000 Comune di Signa. C'è allegato alla delibera, lo trovate, anche un cronoprogramma che prevede, e vado così a conclusione rapida di questo altro importante accordo di programma sulla mobilità sostenibile, per quanto riguarda il tronco 2, la progettazione definitiva entro l'aprile 2022, l'esecutiva entro l'agosto 2022, la realizzazione delle opere entro dicembre 2023, quindi è un obiettivo che è posto all'interno del nostro mandato. E tronco 3 invece, progettazione definitiva entro dicembre 2022. Ci dobbiamo quindi portare avanti con tutta questa serie di progettazioni che interessano anche come attuazione la città metropolitana e concretizzare questo ulteriore tassello di mobilità sostenibile sul nostro territorio. Insomma, fa piacere, l'ho detto ormai a tutti i consigli metropolitani, c'è in quasi ogni consiglio un passaggio importante in mobilità sostenibile, credo debba essere nuovamente e ulteriormente sottolineato. Grazie. Grazie consigliere Cassini, devo dire veramente complimenti perché in effetti si sta facendo un bel lavoro su questo fronte e la ciclovia del Sole è un'infrastruttura di straordinaria importanza che collega Palermo con la valle dell'Adige, passando appunto per il nostro territorio, e quindi condivido pienamente quello che lei ha detto. Allora, ci sono interventi, consiglieri? Prego, consigliere Gemelli. Grazie sindaco. Allora, semplicemente più per dichiarazione di voto che non per intervento, perché il nostro gruppo comunque già in passato, ogni volta che si è parlato di ciclovia del Sole, ha sempre voluto sostenere questo obiettivo, che sicuramente, come ricordava il sindaco Casini, è un obiettivo ambizioso. Le cifre investite sono importanti, però è anche un obiettivo raggiungibile, mi pare di capire, all'interno in tempi stretti. Sicuramente questo tassello che riguarda il tronco 2, la progettazione del tronco 3, rappresenta un tassello importante per la mobilità sostenibile della città metropolitana, ma anche in generale le potenzialità sono parecchie, possono essere davvero anche concrete per tutto il territorio in termini turistici, in termini di mobilità sostenibile, in termini di una visione più ampia anche di trasporto. Va bene, il nostro gruppo quindi voterà in modo favorevole. Grazie consigliere Gandola, se ci sono Gemelli, mi scusi, se ci sono altri interventi. No, e allora mettiamo in votazione questo atto sui due tronchi, il tronco 2 e il tronco 3, che riguarda appunto l'accordo di programma per la ciclovia del Sole. Favorevoli per alzata di mano? Unanime, quindi 17. Per l'immediata esecutività, favorevoli ancora? Anche stessa là. Votazione, molto bene, vi ringrazio. Lo usiamo come foto, sì, non so se ce l'hanno fatta. Allora, abbiamo concluso gli atti deliberativi, abbiamo una mozione proposta dalla consigliera delegata, la sindaca Angela Bagni. Prego la parola alla sindaca.
Prego Angela. Sì, grazie Sindaco. Questa mozione è stata da me prevista e condivisa con il gruppo, poi ho anche acquisito dal capogruppo Fratini che ci sarà la condivisione di tutti gli altri gruppi e questo mi fa molto piacere perché in occasione del 25 di novembre, che è la giornata nazionale per quanto riguarda il femminicidio, ho ritenuto importante rimarcare l'importanza di questo numero. Il numero 1522 viene istituito nel 2006 dal Dipartimento delle Pari Opportunità, però è un numero che, passato il periodo del 25 di novembre, molte volte viene dimenticato. E è un numero che è attivo 24 ore su 24 tutto l'anno ed è accessibile a tutti, anche con risposte da parte delle loro operatrici in tutte le lingue: inglese, italiano, arabo e spagnolo. La pagina web del servizio 1522 fornisce anche la mappatura aggiornata dei centri antiviolenza, perché le risposte che vengono date sono le risposte primarie, ma poi vengono anche attivati dei percorsi tramite le reti territoriali. I numeri delle violenze, come sappiamo tutti, nel periodo della pandemia sono cresciuti in maniera esponenziale. Alcuni dati che mi preme mettere a corrente il Consiglio sono che nel 2020 le chiamate al 1522 sono aumentate del 79,5% rispetto al 2019, quindi un boom, e questo rende necessario rimarcare l'importanza di questo numero. Con questa mozione ho anche coinvolto quelli che sono gli stakeholder del territorio, quindi tutte le associazioni di categoria, oltre alle farmacie, i sindacati e tutti gli ordini professionali, l'ordine degli avvocati, l'ordine dei commercialisti, i vari ordini. Questo insomma è stato importante e al momento della nostra chiamata ho avuto una risposta importante e puntuale da parte di tutti, quindi con questa mozione si dà una risposta ampia e trasversale. Grazie, grazie Sindaca Bagni. Prego, consigliere Fratini. Sì, grazie Sindaco. Dunque, questa mozione ha inaugurato una nuova, diciamo, prassi all'interno della città metropolitana, in quanto già era difficile presentare le mozioni e le abbiamo regolamentate nel nuovo regolamento, ma abbiamo anche fatto un lavoro importante con il nuovo strumento che ci siamo dati nel nuovo regolamento, e cioè la conferenza dei capigruppo. I capogruppo hanno lavorato, si sono ritrovati in due occasioni per aspettare tutti, perché uno di noi mancava, allora ci siamo riconvocati perché davvero tutti si possano essere coinvolti. Questa mozione è stata portata nella conferenza dei capigruppo perché, essendo un tema trasversale, essendo un tema davvero davvero importante, è stato deciso di presentare questa mozione a firma di tutti i gruppi consiliari. E questo credo che sia un modo di lavorare che sia davvero importante, perché questo consentirà poi alla consigliera delegata Bagni di scrivere a tutti i sindaci della città metropolitana dicendo: questo è un atto approvato non solo all'unanimità, ma proposto da tutti i gruppi politici, per cui la forza politica di questo atto è davvero molto significativa. Quindi davvero grazie, e il mio è un grazie sia alla consigliera che agli altri capigruppo, perché davvero abbiamo fatto un buon lavoro, mi pare. Grazie consigliere Fratini. Carpini, prego. Grazie signor Sindaco, io prendo la parola per dare forza alle parole che mi hanno preceduto da parte del capogruppo della maggioranza, il consigliere Fratini, perché è proprio la forza politica che la sottoscrizione da parte di tutti i gruppi di questo documento che condividiamo che farà sì che questo possa essere qualcosa di concreto. I numeri che la consigliera Bagni ha illustrato
ci fanno capire che davvero non parliamo di una cosa simbolica che di per sé sarebbe comunque apprezzata e apprezzabile, ma è una cosa concreta che davvero può portare tante persone a conoscenza di un numero che appunto i numeri elencati negli accessi a questo servizio dimostrano essere qualcosa di utile e importante. Quindi convintamente sottoscriviamo come gruppo Territori e Beni Comuni e voteremo a favore dell'atto. Grazie. Grazie consigliere Carpini. Bene, allora io prego. Cappelletti, Cecilia, ti volevo chiamare per nome, però mi sembrava, mi veniva Cecilia. Prego, consigliera Cappelletti, bisogna essere formali qui. Grazie sindaco. Prego. Dunque sì, nell'avvicinarsi della giornata internazionale del 25 novembre contro la violenza delle donne, anche noi naturalmente siamo più che favorevoli e siamo stati subito favorevoli alla sottoscrizione di questa mozione, che approfitto del fatto che qui con noi c'è anche appunto la mia sindaca Monica, che spero porteremo naturalmente quanto prima in tutti i nostri consigli comunali. Una notazione naturalmente vorrei farla, la mozione è assolutamente condivisibile, soprattutto perché appunto nel senso e nella volontà di essere vicini alle donne vittime di violenza. Nel mio lavoro posso assicurarvi che davvero dopo il periodo della pandemia vi è stato un incremento incredibile di tutti quelli che sono i reati contro la famiglia, non soltanto da un punto di vista civilistico, separazione e divorzi, perché sembra una battuta ma è così, ma tutta quella che è la legislazione penale nei confronti di donne o bambini anche, vi è stato un fortissimo incremento. Quindi il senso pratico poi del numero sugli scontrini è un senso che vedremo quale avrà il risultato. Io oggi volevo però sottolineare l'entrata in vigore di un'altra norma, di un'altra legge importante, la 77 del 2020, che prevede per le donne vittime di violenza un contributo a fondo perduto di 400 euro mensili per 12 mesi. E perché lo voglio sottolineare? Perché questo contributo passerà attraverso le domande anche dei comuni di residenza, quindi potrebbe essere da qui nel prossimo futuro un impegno della città metropolitana anche ad aiutare i comuni della città metropolitana a mettere a disposizione appunto anche dei fondi, se fossero necessari, per aiutare le donne a fare queste domande. Naturalmente devono essere donne vittime di violenza con determinati requisiti anche economici, che si sono rivolti a centri specializzati delle regioni o dei servizi sociali. Quindi prendiamo questa mozione, che naturalmente approveremo all'unanimità, come un punto di partenza per la sensibilità che la città metropolitana e che gli enti tutti che ne fanno parte vorranno mettere a disposizione appunto delle donne vittime di violenza. Grazie. Molte grazie consigliera Cappelletti, grazie mille. Mi pare anche questa una riflessione molto condivisibile. Ringrazio per gli interventi che tutti voi avete fatto, se non so se ce ne sono altri. Allora mettiamo in votazione questa mozione, la mozione della sindaca Bagni, favorevoli, c'è l'unanimità, non c'è bisogno dell'immediata eseguibilità, ovviamente. Grazie allora alla sindaca Bagni. Bene, allora abbiamo concluso questa, diciamo, la seduta formale. Passerei quindi, volevo precisare così a titolo informativo, perché non l'ho detto all'inizio quando c'era l'ingegner Cantamessa, che questa iniziativa, i costi di questa iniziativa sono a carico del gruppo delle Ferrovie dello Stato, quindi diciamo ringraziamo anche le Ferrovie dello Stato che attraverso una sorta di sponsorizzazione tecnica, qualcosa del genere, si sono resi disponibili ad ospitare questa seduta, e speriamo anche di ricambiare in termini di promozione diciamo turistica del progetto del treno della Faentina.
Salutiamo tutti i sindaci che ci hanno raggiunto, Passiatore, Ignesti e Moboni, che si aggiungono appunto al sindaco Triberti, che è consigliere delegato del Consiglio Metropolitano. E approfittiamo quindi di questa seduta per illustrare ai consiglieri e ai sindaci l'idea progettuale per realizzare una mobilità ferroviaria a idrogeno sulla linea Firenze-Faenza-Ravenna, la linea di Dante, che ha quindi anche una sua identità, una sua storia. Si tratta di un progetto promosso da Rete Ferroviaria Italiana, società del gruppo FS, in accordo con la città metropolitana di Firenze, la regione Toscana, la regione Emilia-Romagna, la società SNAM e altri attori tecnici che si aggiungeranno strada facendo alla elaborazione progettuale. L'idea è che questo progetto sia inserito nella linea, credo che sia 4, mi pare, non mi ricordo se è 3 del PNRR, credo che sia l'asse 3 del PNRR, che riguarda appunto le infrastrutture, la mobilità e la sostenibilità. Rientra in un pacchetto di investimenti sull'idrogeno che dovrebbero ammontare a più di 6 miliardi di euro per quanto riguarda l'Italia, tenendo conto dei progressi tecnologici che sono in atto. La società Alstom ha infatti realizzato dei treni a idrogeno che sono già in funzione in Francia e che in Italia sono in attesa di concludere la procedura di autorizzazione, che verosimilmente saranno utilizzati per la prima volta nel nord Italia, credo la rete Trenord, la società Trenord, e che noi vorremmo appunto utilizzare proprio perché sono una tecnologia pronta a partire. Sapete che per il PNRR abbiamo una serie di esigenze temporali anche nella nostra tratta. Questa idea progettuale è stata discussa 4 giorni fa nella cabina di regia del Ministero delle Infrastrutture e del Trasporto Sostenibile, alla presenza del Ministro Giovannini, dell'ingegner Pino Catalano, che è il capo unità di missione per quanto riguarda il settore trasporto su ferro, e che è stata poi inserito in una lettera che l'amministratrice delegata di RFI, come si chiama? Fiorani, ha inviato esattamente 2 giorni fa al Presidente della Regione Emilia-Romagna e al Presidente della Regione Toscana. Quindi diciamo che, per rimanere in tema, il treno è stato intanto messo sui binari. Ora bisogna procedere rapidamente con la fase progettuale. Abbiamo creato questo gruppo di lavoro, Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, RFI, SNAM, che dovrà poi implementare i vari pezzi del discorso, ma la finalità, come abbiamo detto prima, è quella di bypassare il problema dell'elettrificazione del tratto non elettrificato tra Firenze e Faenza. E un domani, chissà, se si fa presto, si va anche direttamente sull'Empoli-Siena, e quindi può essere veramente un benchmark importante a livello nazionale. Peraltro io ne ho parlato anche con il sindaco di Ravenna e con il sindaco di Faenza, c'è un grande interesse anche sul fronte romagnolo, perché vorrei, tra gli obiettivi che abbiamo e che sono inseriti anche nel protocollo tra la città metropolitana di Firenze e città metropolitana di Bologna, come sapete, vi è proprio quello di rafforzare il trasporto locale sull'asse appunto appenninica, per dare non solo un servizio a tutte le comunità dell'area del Mugello, dell'Alto Mugello, ma appunto
rendere più connesse le aree di Ravenna con Firenze e di tutta l'area del Faentina, della provincia di Imola. Quindi c'è un obiettivo, diciamo, molto importante, non solo dal punto di vista turistico, ma soprattutto dal punto di vista della integrazione tra queste due aree geografiche. Bene, io termino questa introduzione e lascio la parola all'ingegner Parenti per illustrare. Non so se le slide si possono proiettare su questo bellissimo schermo. Forse c'è una regia di là. Cioè, direi, visto il livello di questa carrozza, è meglio dire così. Il problema è, ce l'hai sul tablet? Voi avete PC, come vuole. Voi avete il cartaceo, però dietro c'è un tecnico, forse c'è un lo tecnico, lo sapevano che sarà chiesto di proiettare. Sì. Ce l'hanno la pennina? Perfetto. Allora aspettiamo che compaiano sullo schermo, così possiamo seguire, eh? Approfitto nel frattempo per ricordare che i sindaci del Mugello hanno l'anno scorso commissionato. Prego. No, noi non le abbiamo le slide. Ah, ok. Se ce l'abbiamo sul PC, si può collegare? Vai. Perfetto, vai. Prova a darglielo. Però ci vuole il cavetto. Sì, ma ci conosce. Ah. Se si fa da qui, perfetto. L'unica cosa è che lui mi sposto io. Ah, ti sposti su di me? Sì, ovviamente, in piedi. Sì. Dicevo che l'anno scorso i sindaci del Mugello hanno commissionato uno studio propedeutico a questo progetto, quindi magari dopo, se qualcuno di voi ce ne vuole parlare più nel dettaglio, però quello studio ovviamente sarà poi utilizzato per definire il progetto con RFI. Eccoci qua. Dovrebbe vederlo come secondo monitor sul PC. Lo vedi? Può passare di qua? Forse ci sta provando. Vabbè, non si, sennò... No, te lo stavo vedendo, in effetti. Mi era venuto, però non so se... Sì. È uscito? Il monitor l'ho trovato. Lo vede? Sì, l'ho trovato, ho fatto duplica, però non riesco... Sennò vedo una pennina, Non lo mandano, non lo mandano. Puoi fare l'autostop in autostrada.
già nelle sale di là. No, non si preoccupa. Andrà a mangiare così. Non si preoccupa. Non c'è lei che sta. Facciamo un altro tentativo. Scusate, una volta arriviamo chi si fa? Si, ci sveglia, se non abbiamo finito. Con questo stesso treno. Perfetto. A sorseggiare il whisky 30 anni. Hai visto il treno? Gliel'hai trasferita? Visto l'avete fatto, quanto ci vuole? Un'oretta si può raggiungere anche in macchina? Le persone anziane magari. A parte ora le suore hanno riasfaltato anche la strada. Tanto siamo a Crespino del Lamone? Lamone? Vai. Se già scavalcato, bene, posso levare il cavo? Sì. Allora scusate, nel frattempo lo illustriamo con i documenti cartacei. Prego Giacomo, vai. Devi stare vicino al microfono. Sì, sì. Allora, intanto mi avevo il piacere di dire che il sindaco l'ha già preannunciato, ma tutto questo nasce da una sollecitazione emersa nell'ambito della città metropolitana. Se vi ricordate, anche con alcuni consiglieri, il sindaco, parlammo di questa cosa a ottobre 2020 e quindi ci siamo mossi da quel momento per cercare di mettere insieme un gruppo di lavoro tra RFI, Alstom e SNAM per promuovere questo studio. Poi ci siamo incontrati più volte e abbiamo anche coinvolto poi su questo tema la regione Toscana. Oh, ecco, perfetto. Grazie. Grazie. E non so come se... tu parli, dici. Beh, prego, avanti. Allora, lo studio che ha effettuato RFI insieme a SNAM è partito da una analisi di quelle che sono le fonti energetiche qui c'è la tecnologia pazzesca. Di quelle che sono le fonti energetiche della Toscana, per capire se noi avevamo sul territorio toscano delle fonti per la produzione di energia pulita. Questa è stata la prima analisi che hanno fatto, al quale è emerso comunque la situazione della Toscana. Questo era per capire qualora si fosse andati ad una soluzione di produzione di idrogeno, se c'era la possibilità, se ci fosse stata la possibilità già presente di utilizzare produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili o da fonti pulite. Avanti. Questo è molto sintetizzato come studio. Il secondo tema che si è posto RFI era capire su quale soluzione andare, ovvero su una soluzione off-site o una soluzione on-site. La soluzione off-site che cosa prevede? Prevede sostanzialmente una centrale per la produzione dell'idrogeno e poi prevede di trasportare l'idrogeno tramite dei camion nel punto in cui l'idrogeno serve. Quindi si trattava di ipotizzare di produrre idrogeno in una determinata parte della Toscana, andarlo poi a portare magari a Firenze, a Faenza, in un punto della linea faentina per poter caricare i treni. L'altra soluzione invece è quella di andare, la cosiddetta on-site, andare a produrre l'idrogeno in prossimità di una linea ferroviaria in maniera tale da evitare questo trasbordo con i camion. E l'analisi è stata condotta, oltre ad essere magari sicuramente un trasporto difficile, è che per la necessità di un treno ad idrogeno come quello che stavamo pensando, il quantitativo dei camion che ogni giorno avrebbe dovuto trasportare l'idrogeno risultava
eccessivo. Ed inoltre poi avremmo in qualche modo inficiato anche il beneficio della riduzione delle emissioni di CO2, perché poi i camion comunque avrebbero prodotto CO2. E quindi da questa analisi è venuto fuori che, pur avendo in Toscana dei punti in cui si sarebbe potuto produrre idrogeno verde sfruttando delle produzioni di energia elettrica già presenti e quindi trasportare poi l'idrogeno a Firenze o lungo la Farentina, questa soluzione non risultava ad essere accettabile per problemi di numerosità dei camion da usare, di sicurezza, diciamo, del trasporto dell'idrogeno e di inquinamento connesso poi ai camion. E quindi la soluzione che è stata proposta è quella invece di andare a una soluzione on site, cioè produrre l'idrogeno in prossimità della linea Faentina. Sì. Sì, per la produzione dell'idrogeno ormai sì, oggi. E quindi parliamo di produzione di idrogeno verde, no? Sapete che l'idrogeno verde è quello prodotto con impianti fonti rinnovabili, l'idrogeno blu è prodotto invece con fonti energetiche tradizionali, l'elettricità tradizionale, e poi c'è l'idrogeno grigio, sì, che è invece quello prodotto con gas metano, sì, esatto. Questa, diciamo, era l'analisi che ci portava comunque a dire che per una soluzione di una linea ferroviaria di idrogeno sulla tratta Firenze, diciamo Faenza, dovevamo utilizzare la produzione dell'idrogeno in prossimità della linea. Grazie. È stato fatto più un confronto da un punto di vista delle emissioni, cioè confrontare la soluzione, diciamo, di elettrificazione ad idrogeno e diesel. Nel primo grafico, quello che indica il sindaco, potete vedere, diciamo, quelle che sono le emissioni di CO2. Il diesel ovviamente aveva emissioni di CO2 completamente, diciamo, superiori sia all'elettrificazione che all'idrogeno, quindi da un punto di vista di emissioni di CO2 la soluzione ad idrogeno risulta essere la minore, sì, quella che ha un impatto inferiore. Se andiamo poi a vedere anche gli altri inquinanti, anche in questo caso nella tabella a destra, la soluzione ad idrogeno è quella che ha le performance migliori. Ovviamente del diesel è all'incirca il 50% delle emissioni, ma anche confrontata con l'elettrico, l'idrogeno risulta essere performante. E qui è stata fatta poi un'analisi dei costi per capire quella che poteva essere la differenza tra una soluzione di elettrificazione, una soluzione di idrogeno, una soluzione e un revamping della soluzione diesel. È ovvio che se guardate l'istogramma a destra, tenerci il diesel e andare a fare soltanto degli interventi di miglioramento costa meno. Quindi nell'istogramma a destra vedete il costo del diesel, che è all'incirca il 50% di un costo di sostituzione ad idrogeno, ma se vedete l'ipotesi che è stata fatta per l'elettrificazione costa di più dell'idrogeno. Quindi sostanzialmente da questo cosa emerge? Emerge che da un punto di vista di inquinamento l'idrogeno è migliore dell'elettrico e migliore del diesel, da un punto di vista di costi l'idrogeno è migliore dell'elettrico, ovviamente non è migliore di tenerci una soluzione ad oggi con il diesel e andando a effettuare degli interventi di miglioramento. Tutto questo è stato fatto proprio calato sulla Faentina, ipotizzando anche l'utilizzazione dei treni attuali e, come vedete, prevedendo di andare a comprare 19 treni nuovi sulla base della disponibilità dei treni attuali, treni ad idrogeno, quelli, come diceva il sindaco, che dovrebbero essere poi sperimentati a breve da Trenord, oppure altri treni elettrificati. Qui è stato fatto poi un confronto, diciamo, per quello che riguarda poi il costo globale, tenendo conto anche del fatto che le due soluzioni del diesel, quella con l'accisa piena e con l'accisa agevolata. Guardando questi istogrammi emerge che ad oggi l'idrogeno ha ancora un costo, come dire, superiore al diesel da un punto di vista di gestione. Questo però non ci deve far scoraggiare, perché ovviamente ad oggi gli impianti di idrogeno sono pochissimi e quindi se noi pensiamo vedete, che questo potrebbe essere una delle prime iniziative su questa scala, il fatto che il costo dell'idrogeno possa essere nella gestione un pochino superiore a quello del diesel non ci deve far scoraggiare. Vedete, il diesel con l'accisa agevolata 1,
l'11% in più il diesel con l'accisa è piena e un 20% in più l'idrogeno. Questo però nel futuro dovrebbe andare a migliorare, perché come tutte le cose, anche le macchine elettriche 10 anni fa avevano un costo, oggi ne hanno un altro. E qui è stata fatta un'analisi su dove andare a costruire questa soluzione on site. La prima cosa che era venuta in mente anche a noi, anche alle ferrovie, prima cosa banale, era Campo di Marte, ma quella ce l'hanno bocciata immediatamente, perché ci hanno detto a Campo di Marte, tra la stazione, l'alta velocità, che non è assolutamente proponibile neppure andare a fare uno studio. Il primo studio che l'hanno fatto quindi nell'area del Romito, non so se avete presente a Firenze o nell'area del Romito. Questa soluzione però dall'analisi che è stata eseguita da RFI presentava delle forti criticità, sia per quanto riguarda la dimensione dello spazio, sia per il fatto che era veramente incuneata dentro il centro urbano di Firenze, e quindi sono state valutate altre soluzioni. La soluzione, diciamo, che è piaciuta di più, che è emersa, diciamo, probabilmente come la migliore da questa analisi, è la soluzione del polo di Firenze Osmannoro. Penso che tutti, diciamo, conosciate, diciamo, il polo di Firenze Osmannoro, che oggi è un polo per la manutenzione, diciamo, dei mezzi ferroviari, ma che è collegato tramite ferrovia a qualunque altra linea, ed è un polo che ha un'estensione di decine e decine di ettari. E in questa la proposta, diciamo, che RFI caldeggiava era questa. Questo è il Romito. Questo è il Romito, perché, come vedete, si diceva prima, è veramente dentro la città di Firenze, quindi è molto stretta ed era troppo prossimo all'abitato mettere qui un impianto per la produzione di energia elettrica. Di pericolosità, il spazio è ristretto, e perché poi noi dovremmo poi andare a produrre energia elettrica con sistemi, quale ad esempio pannelli fotovoltaici, e quindi lo spazio era molto basso. E, avanti. Ecco, questa è la soluzione invece che Ferrovie ritiene, diciamo, la migliore, perché è un'area di proprietà delle Ferrovie, sono già alcune decine di ettari. Potremmo pensare anche di coprire con pannelli fotovoltaici quella che è già l'area di proprietà delle ferrovie. In prossimità di questa ci sono, come vedete, delle aree dove potremmo ampliare anche il parco fotovoltaico, perché ci sono delle aree libere non edificate e non costruite. L'altra motivazione di farla in questo punto è perché da questo punto potrebbe servire bene anche la linea Empoli-Siena, che è l'altra linea da elettrificare o comunque da passare ad idrogeno della Toscana. L'idea di Ferrovie è: questo è un posto baricentrio, potrebbe essere baricentrio per la Faentina, ma potrebbe essere un domani pensato come ampliamento anche per la Empoli Siena. Quelle però le due linee, diciamo, sul quale punterebbe, cioè, il gruppo RFI-FS, sarebbero queste due. Avanti. E qui hanno fatto poi, hanno valutato anche altre soluzioni, tipo fare delle piccole centrali lungo la linea, ad esempio dislocarla anche a Borgo San Lorenzo o dislocarla a Faenza, però questa la ritenevano una soluzione, diciamo, di livello 2, perché preferirebbero fare un unico grande punto per la produzione on site dell'idrogeno, purtroppo, piuttosto che fare due o tre punti collocati lungo la linea. Quindi qui si tratta poi di andare a pensare come fare a realizzare questa produzione di idrogeno, pensando anche di imporci l'obiettivo che deve essere idrogeno verde, e quindi prodotto magari con pannelli fotovoltaici. Ma banalmente qui si pensava che l'area dello Osmannoro, uno può pensare di coprire anche tutti i capannoni che sono già presenti con pannelli fotovoltaici, e abbiamo già decine di ettari da coprire con pannelli, e magari espandersi nelle aree limitrofe che in questo momento non sono costruite. Questa era una delle ipotesi dove poter andare a posizionare a Borgo San Lorenzo, qualora non risultasse fattibile la soluzione dello Osmannoro, ma in questo caso, avanti, grazie, pensavano anche magari di metterla a Borgo San Lorenzo, ma di metterla anche a Faenza, perché erano aree molto più piccole e in prossimità di centri abitati. L'idea è di non andare a fare degli impianti enormi. Vedete, anche qui avevano ipotizzato delle soluzioni diverse. Grazie, questa era un'ipotesi fatta invece a Faenza, l'area che poteva essere individuata deve essere un'area vicina alla linea ferroviaria. Quindi c'è lo svantaggio: se noi vogliamo realizzare una produzione on site vicina alla linea ferroviaria, in Faenza e Borgo San Lorenzo andrebbe realizzata in prossimità dell'abitato, mentre lo Osmannoro avrebbe il vantaggio di essere fuori dall'abitato e di avere una dimensione
e di avere una dimensione maggiore. Avanti. Finito. Ora, questo diciamo è una sintesi, una presentazione diciamo dello studio che loro hanno fatto. Alla base di questo diciamo ci dovrebbe essere la richiesta che ha fatto RFI di finanziamento del progetto. Questa ipotesi è stata poi si parla di circa 200 milioni di euro, 180 milioni, ora sono tutti da vedere, anche perché anche i mezzi, i 19 mezzi da comprare, sono mezzi ad oggi sono prototipi e dovranno essere sperimentati. Come dicevo prima, per le auto, il primo prototipo ha un costo, se poi riescono a venderne un certo numero, il prezzo diciamo può sicuramente diminuire. Come anche andare a realizzare una centrale on site per la produzione dell'idrogeno di queste dimensioni, oggi ci siamo basati su quelli che sono i costi massimi, perché attualmente sono delle cose abbastanza, oserei dire, più uniche che rare, realizzare una produzione di questo tipo. Però la tecnologia, quella che ci garantisce diciamo soprattutto SNAM per la produzione di idrogeno con questa soluzione, oggi è una tecnologia evoluta che dovrebbe garantire diciamo il successo dell'iniziativa. Aggiungo una cosa, forse il sindaco non ha detto, ma l'idea di realizzare la centrale on site allo Smannoro ci consentirebbe anche di mettere un passo nel trasporto pubblico su gomma di idrogeno. Di questo diciamo il sindaco ne ha parlato con il ministro Giovannini una ventina di giorni fa, e questo potrebbe portarci ad ottenere dei finanziamenti per l'acquisto di bus ad idrogeno, perché la difficoltà di utilizzare bus ad idrogeno sta nel fatto che non ci sono ponti per la produzione dell'idrogeno. Realizzando una centrale on site come questa per la produzione di idrogeno per treni, il quantitativo che potrebbe servire per bus ad idrogeno è limitato, tanto che la richiesta diciamo del sindaco fatta al ministro era di caratterizzare l'area metropolitana per un'area dove si possa puntare sull'idrogeno anche per quanto attiene al trasporto su gomma. E se riusciamo a portare avanti la realizzazione della centrale on site a Osmannoro, potremmo anche cercare di cavalcare questo secondo obiettivo di trasformare anche la flotta autobus in parte ad idrogeno, quindi passare dalla soluzione attuale a in parte elettrico e in parte ad idrogeno. Grazie ingegner Parenti, quest'ultimo punto è molto importante, perché il Ministero delle Infrastrutture ci ha fatto sapere che Firenze e Bologna sarebbero le due città metropolitane più pronte in termini di know-how tecnologico e qualità della flotta, il TPL, a sperimentare gli autobus a idrogeno, e quindi per questo Parenti giustamente ha parlato della possibilità di avere un sistema intermodale, sapendo che però la produzione, l'elettrolisi è diversa insomma tra l'elettrolizzazione. Loro ci dicono, parlando con noi, che l'impianto è lo stesso. Sì, l'impianto è lo stesso. Potremmo utilizzare Osmannoro anche per i bus. Esatto, è diverso il sistema di voltaggio, insomma, se ho ben capito, però l'impianto è lo stesso. Il raggio di azione è di circa 150 km, tenendo conto delle forniture. È chiaro che una volta si fa un investimento del genere allo Osmannoro, lì poi si tratta soltanto di acquistare il materiale rotabile, giusto? Cioè i treni. Cioè, un domani stavo riflettendo sul tratto Empoli-Siena, se te c'hai ormai allo Smannoro la stazione per lo stoccaggio, e poi hai delle piccoli hub servono. L'ipotesi diciamo che faceva Ferrovie è che tutti i treni vanno allo Smannoro per caricarsi. Cioè, quindi Osmannoro è baricentrico sia per la Faentina sia per la Empoli-Siena. Ecco. I treni vanno con una frequenza da stabilire, ma che poi una frequenza che diventerà sempre diciamo più lasca nel corso degli anni, perché la tecnologia migliora. I treni andrebbero a caricarsi ad Osmannoro e l'idrogeno non viene trasportato con camion su gomma, ma sono i treni che di notte vanno su Mannoro, si caricano, la mattina dopo magari partono da Empoli o partono da Campo di Marte, se per andare a Faenza non si parte da Santa Maria Novella. Questa era un po' diciamo l'ipotesi che loro suggerivano.
Ovviamente questa cosa andrà poi vista in relazione alla progettazione dell'elettrificazione del tratto e del raddoppio della linea, del pezzo di linea tra Siena e Empoli, come si chiama? Empoli-Granaiolo. Empoli-Granaiolo, del pezzo Empoli-Granaiolo.